Si sono tenuti questa mattina nella Basilica dell'Immacolata a Catanzaro i funerali di Federico Bisceglia, il sostituto procuratore di Napoli, morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Castrovillari. 45enne, catanzarese di nascita, il PM era partito da Napoli alla volta di Catanzaro per far visita ai familiari e viaggiava a bordo di una Lancia K assieme ad una donna che nell'impatto ha riportato delle ferite. Se ne ignorano ancora le cause, ma pare che l'auto sia andata a sbattere contro le barriere laterali in un tratto rettilineo, finendo fuori strada dopo alcuni testacoda. Federico Bisceglia era un magistrato stimatissimo, che si era occupato di reati ambientali. Sono sue alcune delle inchieste relative alla Terra dei Fuochi e agli sversamenti di liquami nel mare di Capri, e non solo. Dagli appalti per la Coppa America alle indagini per la morte di Fortuna, la bambina di 6 anni precipitata dal balcone nel Parco Verde di Caivano, nel Napoli, e sulla quale si sospettano abusi.